Era la sera del 10 agosto di 13 anni fa. Una spedizione di morti all'interno della guerra tra i clan criminali di pianura commette un duplice omicidio ma fallisce il suo bersaglio ed uccide Gigi Sequino e Paolo Castaldi. Dobbiamo ribellarci a queste realtà che a noi ci fanno del male. Abbiamo lottato per 13 anni e continuiamo a lottare. Le persone per bene ci sono e debbono loro dare il segnale, come l'abbiamo dato noi in tanti anni, un segnale forte su questo territorio. Ed ancora 6 anni prima, Palma Scamardella, madre di una bimba di 15 mesi, assassinata anch'ella per errore, un termine odioso, in un agguato di camorra. Le 3 vittime innocenti della criminalità sono ricordate ora insieme attraverso l'aiuola della legalità di pianura dedicata alla loro memoria e dalla quale è partito il 10 agosto il rito della commemorazione. Ricordare ancora una volta le loro tragedie significa ricordare che oltre alla presenza delle istituzioni c'è anche un movimento antimafia formato da familiari, associazioni e cittadini che si pone sempre come punto di riferimento per chi vuole schierarsi dalla parte giusta. La vita e il sorriso di Gigi e Paolo sia la scelta concreta di ogni ragazzo in questa città contro la violenza. Oggi è una giornata pesante per tutta la città e veramente verso una cultura dell'essenza e non dell'apparenza, con il recupero di sani principi che sembrano un po' troppo latenti e dimenticati, quelli della famiglia, dell'amore, del rispetto e della legalità. Oggi per Gigi e Paolo il nostro presente si deve riempire di impegno, altrimenti la memoria è solo retorica. La presenza qui di tutti, a partire dal sindaco, ogni cittadino, deve essere un'occasione di impegno e di credibilità. Pianura sta attraversando da un lato un momento difficile, dall'altro c'è un'attività importante di tutte le forze dell'ordine, il comune è presente, la municipalità è presente, il sindaco è presente, a Pianura la stragrande maggioranza è fatta persone per bene e si vede anche dalla straordinaria partecipazione alla difesa del territorio. Io devo fare i complimenti a tutti gli imprenditori, cittadini, operatori commerciali per come hanno adottato e mantengono tutte le aiuole e le rotatorie di Via Montagna spaccate, di tutta la zona di pianura. A settembre, se tutto va bene, vorremmo sistemare il parco di Falcone e Borsellino, poi la casa della cultura è quasi ultimata, abbiamo messo la prima pietra insieme alla municipalità per il nuovo commissariato, insomma su pianura c'è un'attenzione importante come su tutta la città, soprattutto sui temi della legalità. Noi dobbiamo stare vicino alle persone per bene e far capire alle persone per male che sbagliano e quindi devono cambiare. Se non vogliono cambiare se ne andassero loro da Napoli, perché le persone per bene vogliono rimanere a Napoli.